Esiste una tecnica che limita la crescita delle erbe infestanti nell'orto e che allo stesso tempo protegga il terreno dalle piogge battenti, dall'erosione, lo mantenga morbido e vivo? Ciao a tutti da Saverio di Terra nel Cuore e benvenuti sul canale. Oggi vi parlerò di una tecnica sempre più usata nel mondo dell'agricoltura e del giardinaggio. Una tecnica che ha inventato Madre Natura, la pacciamatura. Mi raccomando, se vuoi, se ti piacciono i miei contenuti, sostieni questo canale iscrivendoti. Cos'è la pacciamatura? La pacciamatura è una pratica sempre più utilizzata dall'uomo che consiste nel coprire il terreno con del materiale, che può essere materiale artificiale o naturale. Questo è il materiale naturale e questo è il materiale artificiale. Qual è la differenza tra questi due materiali? I teli pacciamanti sono molto usati nel vivaismo, ma anche in orticoltura. Sono di facile e veloce installazione, non fanno crescere nessun tipo di erba infestante. Quindi, per esempio, in orticoltura vanno a favorire l'ortaggio che non andrà in competizione con le altre erbe. Protegge il terreno dall'erosione fino a un certo punto. Manterrà la superficie del terreno un po' più calda durante l'inverno e la manterrà ancora più calda d'estate, cosa svantaggiosa. Il telo pacciamante non porta nessun beneficio al terreno a livello organico, a livello di vita, a livello tecnico. Anzi, lo va anche a squilibrare, rendendo anche il terreno con il passare del tempo inerte, sterile al di sotto. Il telo pacciamante è molto antiestetico e costa anche un sacco di soldi. La pacciamatura è anche usata molto in città. Un esempio classico sono i tappeti antitrauma nei parchi gioco per i bambini. Così i parchi gioco sono puliti, non c'è erba, le mamme sono contente che i figli non si sporcano. Secondo voi dove si farà più male un bimbo? Nel cadere o strusciare su un tappeto antitrauma o su un tappeto d'erba? Scrivetelo pure se vi fa piacere nei commenti. I materiali naturali più usati sono in genere pezzi di cippato, sono cortecce di alberi, sono le foglie. Sono tutti materiali che potete reperire sia in commercio che in natura. Per quanto mi riguarda, io preferisco usare le foglie, sicuramente perché ce l'ho a disposizione, però comunque sono convinto che hanno una marcia in più su tutti gli altri materiali naturali. Le foglie, messe a fianco ai nostri ortaggi, oppure sui camminamenti, oppure dentro le tazze degli alberi da frutto, sono una vera e propria risorsa. Pensate che sono una prevenzione contro l'erosione. Quando pioverà in modo battente, non schiaccerà il terreno perché troverà questo ostacolo. Quindi il terreno sotto si manterrà sempre morbido. Anche per quanto riguarda i passaggi dentro l'orto, se ci sono le foglie per terra, il terreno non si schiaccerà così tanto con il nostro peso. Le foglie permettono di avere una temperatura del suolo un po' più calda durante l'inverno e fresca durante l'estate. Le foglie portano vita, è un'iniezione di vita nel nostro terreno, è un concime naturale che si rinnoverà anno per anno. È come se azioniamo una compostiera a cielo aperto. A proposito di compostiera, vi consiglio di vedere un video, ve lo metto qui in alto alla vostra destra il link, e parla proprio di come si forma il compost. Le foglie riportano equilibrio nel terreno, sia a livello di animali che a livello tecnico di terreno proprio. Sono in grado di modificare la struttura del terreno, di migliorarla, sia in terreni sabbiosi che in terreni argillosi. Le foglie le potete mettere per esempio anche nei vostri vasi in balcone. In generale evitano l'evaporazione dell'acqua presente nel terreno, quindi con l'uso delle foglie andremo anche a risparmiare acqua, annaffieremo molto di meno perché l'acqua si manterrà molto di più sotto le foglie. Stendendo le foglie nel nostro orto, ogni qualvolta che andremo a fare le lavorazioni per piantare i nuovi ortaggi di stagione, le foglie andranno sotto, si mischieranno con il terreno, andranno a ingrassare questo terreno. Il terreno si riempirà di lombrichi. I vostri ortaggi, vedendo questa disponibilità di nutrienti nel terreno e vedendo anche questa scioltezza del terreno, cresceranno più sani e più forti. Gli ortaggi vanno incontro a dei patogeni se il terreno per loro è compatto e se è povero di nutrienti. Andiamo ora a pacciamare insieme un giovane alberello. La prima cosa da fare è andare a dare una zappata intorno a questo alberello. Andrò a creare una tazza per annaffiarlo poi d'estate. Il cerchio di zappata che farò intorno a questo alberello sarà di circa 40 cm di raggio. La grandezza del cerchio va in base alla grandezza dell'alberello. L'alberello più è grande e più il cerchio di zappata si dovrà fare più grande. Fate attenzione con la zappa alle radici della pianta, non andare troppo a fondo, soprattutto vicino al tronco della pianta.
Una volta fatto questo lavoro dovete solamente andare a riempire con le foglie e la paccia matura è fatta. In questo modo ridurrete drasticamente le annaffiate durante l'estate e avrete un alberello che si autoconcima. La paccia matura è anche spesso questa operazione che facciamo e neanche ce ne accorgiamo. Consiste nel cavare l'erba e rimetterla a terra con le radici all'aria. In questo modo noi andiamo a coprire il terreno e creiamo uno strato di paccia matura. La paccia matura fatta con materiali naturali non è altro che la simulazione di quello che avviene in natura, di quello che avviene in un sottobosco. La natura secondo me è la nostra maestra, quindi dobbiamo osservare più possibile per prendere spunto in maniera anche gratuita da lei. Quindi vi consiglio, per avere piante più belle nel balcone, nell'orto e nel giardino, usate sempre la paccia matura naturale. In fondo al video troverete dei suggerimenti interessanti per voi. Un saluto da Saverio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!